Frosinone che va a vincere in casa della Reggiana, partita sicuramente non semplice oggi per i ciociari, che però avevano bisogno dei tre punti per trovare quantomeno il momentaneo aggancio alla prima in classifica, ovvero la Salernitana, a tre punti per rimanere in corsa per i primi due posti che porterebbero alla promozione in Serie A. Frosinone che parte subito forte, trova il gol con Piotr Parčišek nel primo tempo ed è una super conclusione dopo un'azione iniziata dal basso, il passaggio è giusto. E Parčišek non commette alcun errore nel spiazzare Cerofolini. La Reggiana però ha sui piedi il gol dell'1-0 perché è Zamparo a sfruttare un lancio mal letto da Scimischi. Zamparo lo passa poi davanti a Bardi a 2 cm anziché colpire di testa in forza, va di petto e Bardi con un ottimo riflesso oggi veramente si è riscattato dopo una prestazione veramente pessima nella scorsa giornata. Bardi riesce a parare un gol fatto, e forse questo è stato l'episodio chiave di questa partita, perché sì, la Reggiana poi nel secondo tempo riuscirà a pareggiare, ma il Frosinone è carico, il Frosinone c'è, il Frosinone costruisce ed è proprio da un'azione dal basso, quella che vuole Nesta, dai piedi di Scimischi, che oggi era il sostituto naturale di Ariaudo, che è in genere il difensore, il centrale che imposta, inizia l'azione e poi con una serie di passaggi va a finire dall'auto di destra all'auto di sinistra con Rodina che si accentra e poi sigla il gol del 2-1, conclusione simile, se vogliamo dire così, a quella di Parčišek. Frosinone che trova tre punti importanti, Reggiana che sicuramente oggi ha fatto una prestazione leggermente sottotono, e qui forse si va a vedere un attimo quando sei il Frosinone, è una rosa molto lunga perché il Frosinone ha il doppio cambio in ogni ruolo praticamente oggi, molto positivo anche comunque l'esordio di Tribuzzi dal primo minuto in questo campionato e l'esordio in Serie B di Daniel Bologa, un giocatore su cui c'erano molte incognite, portato praticamente da Angelozzi e che oggi è riuscito a fare comunque una buona partita da subentrato. E ritornando a noi, la Reggiana oggi forse ha peccato di stanchezza perché aveva veramente pochi cambi a disposizione, forse non cambia all'altezza, ecco, mentre Frosinone in attacco è coperto, a centrocampo è coperto e in difesa è coperto, un turnover che fa respirare perché così ti permette la prossima partita, che è venerdì, quindi fra tre giorni, contro la Salernitana, scontro diretto ai vertici della classifica, di provare il sorpasso, perché il Frosinone in questo momento ha le carte in regola per trovare il sorpasso. È la squadra più forte della Serie B? Assolutamente no. È una squadra che però ha trovato finalmente affinità con il gioco di Nesta, che ha imparato gli schemi di un allenatore che sta qui da più di un anno? Assolutamente sì. La Reggiana di Alvini è una squadra importante che sta stupendo tutti, perché è la verità in questo campionato di Serie B. Ai nastri di partenza era dopo una delle squadre che devono lottare fino all'ultimo per la retrocessione, forse sarà così, ma al momento stanno offrendo un gioco godibile, un gioco che funziona, e oggi è un 2-1 che secondo me non pesa neanche troppo a livello di morale, perché comunque la prestazione dei ragazzi c'è stata. Comunque sia, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e condividete il post partita se vi è piaciuto. Detto ciò, io spero di rivedervi in un prossimo video. Bella!